Ragazzi, buongiorno! Mi piace tantissimo questa canzone, è una celebrate di Wally, è una festa di non so quale paese. E praticamente ti dice: non importa che cosa mangi, non importa che cosa stai facendo, e ogni tuo respiro, ogni tua azione è una celebrazione della vita. E questo messaggio, cioè, è bellissimo. Ieri la stavo ascoltando mentre mangiavo, mentre pranzavo, e mi ha subito, cioè, non lo so, ho iniziato ad assaporare anche meglio le cose. È bello, bel messaggio, sicuramente Osho che mi parla. Ma che cosa ci stiamo facendo qui in diretta oggi, ragazzi? Allora, innanzitutto aspettate un secondo che abbasso il volume, se non si capisce una ceppa. Allora, oggi voglio fare questa diretta con voi in mezzo all'incenso che mi sta sbrodolando addosso, perché c'è una folata di vento che mi arriva addosso. E quindi vediamo che cosa ci vogliono dire i maestri ascesi e anche le fate per questa settimana, quindi per la settimana che va da oggi, quindi dal 3 fino al 10 novembre. Adesso siamo a novembre, non siamo più a ottobre, Giorgia. E siccome questo video qua, che adesso lo sto facendo in diretta qui su Facebook, ecco qua, si è collegato qualcuno, non state ancora dormendo, sveglia! Siccome questo video poi lo metterò anche su YouTube, se non sei iscritta, allora, se non sei iscritta alla mia pagina Facebook, fallo subito, ti metto anche il link qua sotto. E se non sei iscritta al mio canale YouTube, che cavolo stai aspettando? Iscriviti subito! Perché ogni volta, ogni domenica pubblicherò questi video con il messaggio dei maestri ascesi per la settimana. Infatti adesso andiamo a mischiare l'oracolo e andremo a vedere il messaggio per l'inizio della settimana, il messaggio per la metà della settimana e il messaggio per il weekend, ok? E ci faremo aiutare anche dalle nostre amate fatine che sto usando durante le mie letture dei registri akashici. Mi faccio aiutare anche da loro perché mi stanno simpatiche e portano dei messaggi proprio strong, cioè sono fatine. Uno dice: sì, le fatine, che fatine, cioè quelle sono fatine che la sanno lunga. Quindi andiamo a mischiare un secondo l'oracolo, lo andiamo a mischiare un secondo e vediamo che cosa, quale messaggio ci vogliono dare i maestri. Intanto buongiorno, scrivetemi qua sotto chi siete, perché io non vi riesco a vedere con questa diretta. E che cosa stavate facendo quando vi siete collegati a questa diretta? Che cosa state combinando in questa domenica di novembre? Scrivetemi qua nei commenti che tempo fa. Qua per esempio c'è un tempo assurdo. Allora, stop così. Aspettate che abbasso un altro pochino, perché sennò non si capisce nulla. E andiamo a vedere che cosa ci vogliono dire i nostri maestri per iniziare al meglio questa settimana. Wow, Akasha! Allora, ragazzi, questa settimana si inizia a bomba. Akasha è una carta che ci indica guarigione, ok? C'è bisogno di guarire qualche cosa. Mi viene in mente il perdono. Se c'è qualche persona che dobbiamo perdonare, dobbiamo farlo subito. Non so perché, ma mi viene in mente proprio spontaneo, così canalizzando, il perdono, perché il perdono è guarigione. E guarigione sia porta guarigione sia all'altra persona e sia a noi che stiamo perdonando, perché quando non perdoniamo ci portiamo dentro di noi tanta spazzatura, tanta rabbia che fa male soprattutto anche al fegato. E quindi Akasha ci sta dicendo: guarda che c'è bisogno di soprattutto di perdonare, anche perdonare te stesso. Se c'è qualche cosa che hai fatto, magari hai detto una parolaccia a qualcuno, oppure c'è una non fai pace da tanto tempo con una determinata persona, ti stanno dicendo: fallo, non è importante che tu lo faccia direttamente con questa persona, però che tu lo faccia dentro di te, ok? Che perdoni quella persona. Mi è venuto spontaneo questo, e sto guardando anche quest'oro, questa
Vedete quanto è bella questa carta? C'è questo tempio che si rispecchia nell'acqua. E quindi non so, questo specchio, quest'acqua cristallina, adesso magari c'è un po' di torbidume, non so, dentro di noi, e invece loro con questa carta stanno dicendo: guarda, già sei guarita, sei già guarita e sentiti come questo specchio d'acqua, sentiti chiara, cristallina, fluida, perché è così che noi siamo, diciamo, noi siamo degli esseri di luce, ogni tanto insomma cadiamo nell'ombra, però l'importante è che poi ci riconosciamo quest'ombra, la accogliamo, le chiediamo loro una spiegazione e poi ci ripuliamo e diventiamo come quest'acqua meravigliosa che rispecchia noi stessi. Quindi questo è il messaggio per l'inizio della settimana. Poi come continuiamo? Vediamo un po' come possiamo continuare questa settimana che è già iniziata bene. Oh, il labirinto! Allora, se non perdoniamo, se non facciamo questo step di perdonare, finiremo nel labirinto della mente. Il labirinto rappresenta proprio la mente, no? Quando la mente inizia a rimuginare su delle cose e non trova via d'uscita, soprattutto quando noi non perdoniamo, ci capitano anche tante cose, diciamo, nella vita che ci bloccano, tanti blocchi energetici, tante, anche per esempio il blocco della ricchezza, il blocco dell'abbondanza, il blocco dell'amore, ci capitano se noi non perdoniamo noi stessi e non perdoniamo gli altri. Quindi questa è una sorta di, secondo me, di avvertimento, ci stanno dicendo: guarda che se non lo fai cadi nel labirinto. Quindi è un monito tipo cartellino rosso, e quindi è un invito ancora di più a perdonare, questo durante la metà della settimana, mi raccomando. E poi vediamo come si concluderà, sicuramente si conclude in bellezza, perché se abbiamo fatto questo lavoro del perdono su di noi, aiuto, sicuramente ci sarà un esito positivo. Vediamo che cosa ci dicono se invece noi perdoniamo. Ah! Ecco qua, non è l'esito, è ci stanno dicendo: guarda, per aiutarti a sbloccarti ancora di più, usa l'energia dei cristalli. Allora, i cristalli sono, non so se più o meno li conosci, io non è che li conosco tantissimo, è grazie a questo oracolo che un po' ho imparato a conoscere, diciamo, per sommi capi, la loro energia. Allora, i cristalli, tu dici, vabbè, le pietre, che significano queste pietre? I cristalli invece non sono semplici pietre, sono pietre che contengono tutta l'energia dell'universo accumulata, perché appunto i cristalli vengono dalla radice della terra, dal cuore della terra, quindi portano con se stessi tutta il mistero, l'energia, il magnetismo, no, della terra, la carica, i minerali. E quindi che cosa ci stanno dicendo? Che probabilmente, non so perché, mi viene anche in mente di fare integrazione con qualche minerale, per esempio se anche magnesio, non so, mi vengono in mente anche di integrare l'alimentazione con per esempio dei sali, per esempio il magnesio, non so perché mi è venuta adesso questa cosa, ma siccome io tutte le cose che mi vengono durante le letture le dico, te lo ribadisco: magari hai bisogno in questo periodo che ti senti un po' stanchina, così magnesio. E poi, mi viene in mente questa cosa qui. E comunque l'energia dei cristalli è un'energia di guarigione, quindi se per accelerare, diciamo, questa guarigione, per accelerare anche il processo di purificazione del perdono, è utile, loro ci stanno dicendo, usa un cristallo che magari ti colpisce, non devi per forza capirne il significato. Per esempio, ti vai in un negozio dove vendono i cristalli e te li metti lì e ti fai, diciamo, cerchi di fai uno scan, una scansione di tutti i cristalli e poi vedi quello che ti colpisce particolarmente e lo prendi, perché di solito è quello che ci colpisce così a impatto che è quello che ci serve in quel momento. Magari hai bisogno appunto di un cristallo che ti aiuti a scaricare, quindi energia negativa, ok? E quindi ecco, mi viene questa cosa qui.
Grazie, i cristalli sicuramente sono uno strumento molto utile, quindi alla fine della settimana, quindi nel weekend, magari un giretto in un negozio di cristalli ce lo possiamo pure fare. Ok, adesso vediamo che cosa invece ci dicono le nostre amiche fate per aiutarci in questo processo di manifestazione, durante questa settimana. Vediamo un po'. Allora, mi piace tanto questo oracolo, è troppo, troppo, troppo bellissimo. Allora, vediamo che cosa ci dicono anche le fatine per l'inizio della settimana. Le fatine ci dicono che all'inizio della settimana, vediamo un po', la vedete la carta? Si vede? Ragazzi, scrivetemi perché voglio sapere se ci siete qua sotto. Guarigione, guarito, guaritore, l'energia di e questo momento della tua vita, cioè ragazzi, è veramente assurda la corrispondenza tra l'energia di guarigione che è uscita all'inizio e la guarigione che è uscita ancora una volta. Non so, ecco, buongiorno, cioè è uscita la stessa carta, non so se non le ho prese apposta, avete visto che le sto mescolando e le sto pescando a occhi chiusi. È incredibile, è uscita esattamente la stessa carta. Sei guarigione, bisogno di guarigione, e sentiti già guarito, perché è importante sentirsi già guariti, perché è così, è soltanto quando la mente ci inganna con il labirinto che pensiamo di non esserlo, ma in realtà noi siamo già guariti. E poi quest'altra carta ci viene a dire che noi siamo già guariti, perché in realtà siamo dei guaritori e l'energia di guarigione circonda la nostra vita. Guardate che meraviglia questa carta. C'è questo angelo che sta praticamente con una sorta di non so che cos'è, un ramo che sta guarendo quest'altra persona. Non so se vedete, gli sta dando la luce, ok? Quindi questa carta mi ispira anche a invocare, ad esempio, l'aiuto degli angeli, a invocare gli angeli per sentire intorno a noi la loro energia di guarigione, perché tante volte noi pensiamo di essere umani, deboli, solo carne, invece non è così. Ci sono sempre un sacco di angeli che ci circondano e che aspettano soltanto che noi li chiamiamo per aiutarci a guarire. Quindi se ti vuoi liberare da qualsiasi pesantezza, da qualsiasi preoccupazione, invoca l'aiuto degli angeli e sentiti già guarito, perché questa energia già ti circonda, è un'energia violetta, è bellissimo, l'energia di guarigione circonda te e questo momento della tua vita, fantastico. Grazie, la stessa, cioè incredibile, te l'ho detto, le fate sono sorprendenti, più ti affidi a loro e più ti danno dei messaggi incredibili. Poi vediamo che cosa ci dicono. Vi sta piacendo questa lettura? Fatemelo sapere, scrivetemi, mettetemi un like, un cuore, qualsiasi cosa. Adesso vediamo qual è il messaggio per la metà della settimana invece. Ah, la la la, vediamo che cos'è. Guarigione emotiva. Quando il tuo cuore guarirà dall'antico dolore emotivo, riceverai nuove benedizioni e amore. Allora, anche qua, cioè il tema, abbiamo capito che il tema della settimana è tutto sulla guarigione, 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 c'è tanto da guarire ragazzi, però in realtà già sentiamoci come già guariti. Questa dea dice: quando il tuo cuore guarirà dall'antico dolore emotivo, riceverai nuove benedizioni e amore. E c'è praticamente lei, non so se vedete, che tiene in mano il chakra del cuore, vedete? Che indica proprio il chakra del cuore. Ed è fantastico, perché che cosa ci invita a fare? Ci invita a tenere il cuore, questa dea, questa donna, ci invita a tenere il cuore aperto, perché tante volte, ricollegandomi al discorso del perdono che ho fatto prima, noi non cioè quando magari ci fanno, diciamo, noi ci sentiamo, come dire, attaccati, quando subiamo dei torti, quando insomma non riusciamo a perdonare, abbiamo il cuore chiuso, ok? Però questo fatto di avere il cuore chiuso non ci permette di ricevere l'amore dall'universo, perché appunto è come se sta tutto quanto chiuso dentro un guscio. Invece qua lei ci sta dicendo: guarda, non ti preoccupare, apri di nuovo il tuo cuore, permettiti di guarire, aprire il tuo cuore,
magari facendo delle meditazioni proprio sul cuore, magari ti metti con la mano così sul cuore, senti il tuo battito, il tuo cuore tanto è forte, cioè non ti devi preoccupare del fatto che il tuo cuore ha sofferto, perché tutti abbiamo sofferto, però se... Cioè, le sofferenze non servono, ecco, le sofferenze non servono a farci chiudere il cuore, ma a farcelo aprire ancora di più, perché se noi rimaniamo col cuore chiuso, praticamente è come se fossimo morti, no? Non riusciamo nemmeno a sperimentare il bello della vita, le cose più belle. Le cose più belle quando è che tu le sperimenti? Quando provi emozioni, ok? E se il tuo cuore in questo momento è chiuso perché qualcuno ti ha fatto soffrire, non riesci nemmeno a sperimentare tutte le... la tavolozza delle emozioni, come la chiamo io, della vita, ok? Quindi riconnettiti con il tuo cuore e preparati a ricevere nuovo amore, un amore fresco, ok? Grazie, è veramente bellissima questa carta, non mi era mai uscita. Tra l'altro è bellissimo anche il disegno, c'è lei con queste farfalle che è protetta comunque, è veramente bellissimo. Ok, vediamo il messaggio per la fine di questa settimana. Invece, sempre dalle fate, mi viene di prendere questa qui. Che cosa c'è scritto? Allora, voi lo vedete? Riconosci i tuoi veri sentimenti, sii sincero con te stesso, solo tu sai cosa desideri davvero. E c'è questa fatina che sta nel bosco, ok? Sta nel bosco, a contatto con la natura. A istinto mi viene che è molto collegata anche con l'energia dei cristalli, perché i cristalli ci hanno detto in pratica di connetterci con i cristalli, ma i cristalli non sono nient'altro che riconnetterci con l'energia di madre terra, ok, di madre natura. E anche qui c'è questa ragazza che vedi è seduta nella natura e che magari c'ha una faccina un po' dispiaciuta così, che un po' è rimasta ferita effettivamente da qualche cosa che le è successo, però man mano che sta a contatto con la natura le sue vibrazioni ritorneranno ad alzarsi, perché è circondata dall'amore della natura. Perché anche per esempio io quando mi sento senza amore me ne vado nei boschi, me ne vado in mezzo alle piante, in mezzo agli animali, perché lì la sento più forte effettivamente questa connessione con l'amore universale. E quindi il messaggio è molto molto simile, vedete come tutto combacia. Riconnettiti con la natura per far riaprire il tuo cuore e per permetterti la guarigione, perché i tuoi sentimenti sono importanti, ok? Sono sicuramente importanti, e quindi ci invita alla sincerità con noi stessi, e magari ci invitano anche a dire: ok, quello che ti è successo va bene, ormai è passato, e ogni cosa che ti è successa ti sta aiutando a capire che cosa tu vuoi veramente. Quindi quella cosa lì, ok, è successa e rappresenta ciò che non vuoi. Invece adesso sii sincero con te stesso, sincera con te stessa, e riconosci invece quello che tu vuoi veramente dalla tua vita, ok? E sicuramente la connessione con i cristalli, con la natura, ci aiuta a farlo e ad operare questa guarigione, questa apertura di cuore. Questa lettura di oggi è stata veramente fantastica e tutto è combaciato come sempre. Io non so come fanno loro, cioè nel senso non me lo chiedo nemmeno sinceramente, perché ogni volta mi stupiscono, mi sorprendono. E niente, mi piace tanto, ogni volta questi messaggi mi lasciano veramente senza parole. Tra l'altro riprendono molto quello anche, diciamo, di cui in questo momento ho bisogno anche io, di ritornare ad aprire il mio cuore. Quindi il lavoro che facciamo, lo facciamo insieme, lo facciamo anche a livello collettivo, ok? Di coscienza collettiva e di cuore collettivo. Non so se esiste questa cosa, però di cuore collettivo è bello. Sentiamoci sempre tutti uniti. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, metteteci un bel like anche sul canale YouTube dove pubblicherò questo video, e se non l'hai fatto iscriviti al mio canale, iscriviti alla mia pagina Facebook, e poi c'è anche il mio gruppo Riscopri la tua bellezza con Geo, dove pubblico sempre dei contenuti nuovi ogni giorno. E poi c'è una novità,
C'è, ho praticamente ho pubblicato un video dove insegno alle persone come essere se stesse. Quindi, infatti, il video si chiama proprio Come essere te stessa con gli altri senza paura e come scatenare la dea che c'è in te. Adesso ti metto il link qui sotto nei commenti. Mi raccomando, scarico perché è un video, ci ho messo l'anima, fa parte di un mio videocorso. Questo primo video, che durerà all'incirca una ventina di minuti, è totalmente gratuito, ma è veramente bomba, l'ho fatto con tutto il cuore, quindi ti invito caldamente a scaricarlo, te lo metto qui nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Buona domenica!